Sta per chiudersi il quinto anno del progetto Ortofrutta Italia, realizzato dal CSO e dalle aziende associate leader in Italia, con l'obiettivo di promuovere e informare su una corretta educazione alla salute e al benessere, su tutto ciò che sta dietro al mondo dell'ortofrutta. Un progetto che ha dato grandi risultati, che è sfociato in una vera e propria start-up innovativa. Ce ne parla Alessandra Ravaioli. Oggi voglio parlare di un progetto che ha portato dei buoni risultati in questi anni, ha portato ad ottenere ottimi risultati dal punto di vista proprio della salute e del benessere, soprattutto dell'educazione alla salute e al benessere. E si tratta di Ortofrutta d'Italia. È realizzato dal CSO, il Centro Servizi Ortofrutticoli, e da aziende associate al CSO che hanno deciso di investire su un progetto di informazione che consentisse di far arrivare al consumatore finale le idee proprio di che cosa ci sta dietro al mondo dell'ortofrutta, dietro a tutta questa frutta che noi troviamo nei punti vendita. Quindi come sono le aziende, qual è la loro etica, che cosa si fa, come si coltivano i prodotti, cosa si produce in Italia, eccetera, eccetera. E l'importanza soprattutto di mangiare frutta e verdura dal punto di vista salutistico. Si è dato vita a uno studio fatto con l'Università di Bologna, e questo studio poi è sfociato in una vera e propria start-up innovativa, cioè un insegnamento universitario dedicato. È un risultato eccellente perché una volta tanto, insomma, con un piccolo investimento fatto dal mondo della produzione, è possibile portare a valore, soprattutto trasmettere al mondo dei giovani, no? A chi studia, agli studenti, all'università, trasmettere queste competenze e queste importanti conoscenze che servono a salvare la vita. Teniamo presente che quindi un'alimentazione con tanta frutta e verdura, addirittura sopra i 300 grammi al giorno, è in grado di tenere lontane malattie pericolose come le malattie cardiovascolari o addirittura i tumori. È attivo nella sede decentrata dell'Università di Bologna di Faenza il primo corso accademico su alimentazione e wellness, che raduna una quarantina di studenti e che rappresenta un contributo ad una modalità di vita di alimentazione corretta. Sentiamo il professor Pasquinelli. Alimentazione Wellness è il corso che l'Università di Bologna ha aperto presso il corso di laurea di infermieristica di Faenza. È un corso che quindi tratta di elementi specifici di alimentazione, quindi sani stili di vita e il loro impatto sulla salute complessiva dell'individuo. Vede la partecipazione in questo momento, che è proprio la prima edizione, di una quarantina di studenti che l'hanno scelto proprio volontariamente perché interessati all'argomento. Le reazioni degli studenti sono molto positive. Questo corso che nasce, diciamo, come spin-off, chiamiamolo, del progetto Ortofrutta d'Italia, che è stato così ideato insieme dalla Unibo, ma insieme con la CSO di Ferrara, vuole dare, diciamo, un contributo a una modalità di vivere positivamente, alimentarsi positivamente, scegliere degli stili di vita positivi e favorevoli a mantenerci in salute e quindi favorire la longevità. Gli studenti sono molto attivi, hanno curiosità, sono predisposti ad alimentarsi in maniera sana, genuina e hanno però legittimi interrogativi. Uno di questi: se noi ci alimentiamo solo da frutta e verdura, facciamo bene per la nostra salute, abbiamo qualche carenza, abbiamo qualche problema? Ecco, di questo discutiamo con gli studenti. Altre domande che saltano fuori sono rispetto, diciamo, alla qualità dei prodotti che noi riusciamo a ottenere e con i quali noi ci alimentiamo. Sono tutti correttamente prodotti? Interrogativi sulla possibile presenza di organismi geneticamente modificati nei nostri alimenti. Quindi tutta una serie di interrogativi che derivano dalla grande attenzione che c'è su questo argomento.